Ciao ragazzi, siamo qui per la seconda lezione del Tai Chi. Ok, iniziamo. Allora, ricordate il saluto? Pugno aperto, che vedo dentro. Chiudo, faccio l'inchino col dito, le dita assieme. Saluto. Quindi cambiamo qualcosa dalla prima. Primo movimento. Si chiama cammina con le formiche, è come se hai le formichine nelle mani. Lo fate piano e lento. Poi dopo c'è il panda cammina lento. Poi c'è la farfalla vola veloce. Poi c'è la finestra del castello. Apro la finestra. Guardo il sole, apro la finestra e guardo il sole. Poi vediamo un po' che si cerchietti nelle spalle, come se un arcobaleno. Avanti. E indietro. Potete farlo 3 volte o 5 volte o 10 volte, come vi piace a voi. Panda si stiracchia, certo. Si stiracchia la schiena nell'albero. Poi la palla da basket, la giro e alzo il piede. Ricordate i movimenti lenti, potete fermare il video quando siete stanchi e giocare un po' o fare i compiti. Poi, nuovo movimento. Mettete il piede nello stagno, le mani indietro e poi lo scoiattolo. Piede nello stagno, mani indietro, piede dietro, coda dello scoiattolo. E poi dall'altra. Piede nell'acqua, scoiattolo. Acqua. Vediamo un po'. Sì, ovviamente, come si può fare tai chi senza il calcio al pinguino? Adesso il panda di nuovo, che è il nostro migliore amico, quando facciamo Tai Chi, tira un calcetto e prende il miele, o il bambù.
Ah, adesso sì che siamo caldi. Quindi possiamo mettere anche mani nei fianchi. Possiamo farla fuori, dentro. E vi mettete la musica. Ok. Adesso facciamo la forma. Quindi la forma inizia con i piedi uniti, apro con la gambetta, salgo, apro, apro, la gru. Molto bene, potete praticare. Una volta che avete praticato, vi raffreddate anche, perché per ritornare a giocare, a fare i compiti, dovete un po' raffreddarvi. E quindi l'albero che fa scendere le foglie. Prendo i secchielli, li butto, quelli di sabbia. E poi massaggetti nelle cosce, nelle gambette. E quindi saluto e ciao, alla prossima.